oggi sono in questo bellissimo giardino che c'è qua, giardino, si chiama Giardino delle Rose, che c'è qua dove abito io e lavoro in provincia di Varese. Quello di cui voglio spiegarti oggi è il concetto che è più facile, estremamente più facile, raccontarti delle scuse, delle motivazioni, piuttosto che impegnarti e studiare un nuovo argomento. È molto più facile. Ma io in primis, per esempio, mi sono reso conto che mi davo delle motivazioni su tante cose, delle motivazioni a volte veramente assurde per non voler fare quella cosa. L'esempio classico, il volermi svegliare presto la mattina. Il non voler, l'essere pigro e non svegliarmi presto la mattina veniva, come dire, annullato l'effetto dicendo: ma tanto devo portare mia figlia a scuola e prima delle 8:30, alle 9 non sono là, quindi cosa mi sveglio prima a fare? Motivazione più che logica, ma che mi ostacola, mi ha ostacolato. Oggi invece mi sveglio nettamente più presto, o almeno ci provo. È difficile, è faticoso, me ne rendo conto, perché il cambiamento in determinate cose deve venire prima di tutto da noi, da te stesso. Io so bene che se una persona che non conosci o che comunque conosci poco ti viene a dire ti devi svegliare presto la mattina, la prima cosa che dici è: tu chi cazzo sei? Giustissimo, giustissimo. Però a me poi qualcosa in testa rimane sempre, ragiono, ci rimugino, mi informo. E alla fine scopri che tutti i più grandi businessmen, una cosa che fanno è alzarsi prestissimo la mattina. E effettivamente ho capito perché anch'io, perché di mattina si lavora molto meglio, si è molto più attivi, la testa è molto più sveglia. Svegliandoti prima la mattina puoi anche finire prima, per esempio. Un modo di fare, un modo di lavorare. Tra l'altro al mattino c'è anche meno domande, meno email, meno richieste, si lavora meglio. Sono strade, sono pensieri che tu in primis devi riuscire ad attivare. Se non sei tu il primo a battere quei muri mentali che ti metti per dire no, non lo voglio fare, non c'ho voglia di farlo, devi veramente svegliarti tardi. Sicuramente il mondo va avanti a girare lo stesso. Questo è un piccolo esempio personale per cercare di farti capire cosa vuol dire dirti delle scuse invece che impegnarti e studiare un argomento nuovo, impegnarti a applicare nuovi metodi. È molto importante e funziona su ogni cosa. Non ti stai rendendo conto che probabilmente ti stai bloccando opportunità pazzesche che ti occuperebbero anche poco tempo alla fine rispetto a quello che è la settimana di lavoro e ti porterebbero grandi risultati. La scelta è tua. Il mondo, come dicevo prima, va avanti lo stesso girare.